8. Quell'espressione nei tuoi occhi. Non sai da quanti anni desideravo vederla. Pronto per il gran finale. Ehi. Dov'è andato? Via. Ma non devi preoccuparti di lui. Andiamo in ospedale. No, non in ospedale. Alvista. Ci serve un dottore. Non ci sono dottori. Chi gestisce il centro? Io credo. Ok. Cercherò di fare del mio meglio. Hai maschere, guanti, strumenti sterili? Ah, grazie. Se vuoi ringraziarmi, sopravvivi. Oh mio Dio. Ce la farà. Deve riposare. Ehi, aspetta, piano! Dov'è May? Dicono che non le resta molto tempo. Adesso dove vai? Devo trovare Otto. All'antidoto. Non so se posso batterlo. Tu forse no. Ma il tuo amico Peter Parker potrebbe darti una mano. Cosa? Ha lavorato Peter su quelle braccia. Lui potrebbe trovare un punto debole. Falli secche, tigre. Neanche questa. Forse ci siamo. No. Ah! Ah! L'interfaccia. Come l'ho costruita? Forse posso distruggerla. Al laboratorio troverò qualcosa.
Salve. Ok, devo proprio cambiare numero. Sto per lasciare New York. I recenti eventi mi hanno turbata. Tutto l'odio di Osborne non ti ha dissuaso dal salvarlo. Tornerò in patria per riflettere. Peccato. Mi mancheranno i tuoi squadroni della morte. Gli squadroni della morte restano, purtroppo. Loro non condividono le mie incertezze. E Osborne paga profumatamente, mi spiace. Era quasi una bella notizia. In effetti, tu e il tuo strano senso dell'umorismo mi mancherete, Spider-Man. Addio. Che donna strana e violenta. Ce l'avevamo fatta, Doc. Ma devo distruggere tutto. Usando un po' di inventiva. Rieccoci a voi, in diretta, mentre il sindaco Osborne è prigioniero sul tetto della Osborne Tower. Ti aspetti che implori? Beh, scordatelo. Il mondo saprà la verità prima di raschiarti via dall'asfalto. Oh! Ah! Confessa quello che hai fatto! Io non ho... Ah! Per tutto questo tempo hai prosperato sulle menzogne! Bugiardo! Ah! 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 Tu hai rubato la mia azienda! Le mie idee! Ora, la verità. La verità. Va bene. La verità è che tu hai concluso qualcosa solo sotto la mia guida. La verità è che non hai mai accettato di essere inferiore a me. Sei un fallito, Otto. E lo sarai per sempre! No! Thank you.
Dammi l'antidoto. Otto, hai sempre aiutato gli altri. Ti prego. Stai ostacolando l'uomo sbagliato. Ma fa come credi. Non resta molto! Ti prego! Consegnerò l'antidoto quando Osborn avrà pagato per i suoi crimini. Consegnamelo e basta! Oramai Osborn è rovinato! No! Lui cade sempre in piedi! Deve perdere tutto! Vedo che hai un nuovo costume! Ma non basterà! Conosco i tuoi punti deboli! Io non ho punti deboli! Lasciami salvare la città! Poi potrai fare come vuoi! So perfettamente cosa voglio! Ora togliti di mezzo, prima che ti faccia del male! Sarà incriminato. Bugiardo! Proprio come oggi! Sono solo menzogne! Dov'è finito l'uomo che voleva aiutare il prossimo? Il debole! Il fallito! Non c'è più! Basta!
Sei una vera delusione, Parker. Lo sapevi? Ti avevo avvisato, Peter, ma non mi hai dato ascolto. Lo sapevi? Non ti lascerò vincere. È troppo importante per me! Non quanto lo è. Per me! Salvarmi, Peter! Allora dovrai salvarti da solo! Eri il mio eroe! Tu eri un esempio per me! Perché mi costringi a farmi questo? Stavamo per cambiare il mondo! Hai l'aria stanca, Parker. Stanco no. Sono ferito. Otto! Fermo! Se vuoi cambiare il mondo, devi essere in grado di sostenere il peso delle scelte più gravose. Sono assolutamente d'accordo! Veneravo il tuo genio, la tua coscienza, la tua volontà di aiutare gli altri. Tu non ti arrendevi mai. Certo, perché gli uomini come noi hanno un dovere, una responsabilità. Usare il loro talento per aiutare gli altri. Anche chi non sa apprezzarli. Dobbiamo sempre fare il bene di chi è inferiore a noi. Che gli altri capiscano oppure no! No, ti sbagli! Io volevo diventare come te! Ma tu
Hai rovinato tutto! Sì, certo. Hai ragione, Peter. Oh, adesso mi è chiaro. L'interfaccia neurale mi ha confuso. Posso ripararla? Forse possiamo farlo. Insieme. Se tu mi aiuterai. Sì che ti aiuterò. Manderò qualcuno a prenderti. No! Se finisco in cella, perderò le mie braccia. Sarò bloccato in questo inutile corpo. Ti prego. Non ero in me. Dicevi che non volevi abbandonarmi. Me lo hai promesso. Ricordi? E poi c'è il rischio che io svegli a qualcuno il tuo segreto. Fa ciò che ritieni giusto, Doc. Ci rimane solo questo. Peter. Anche quando fa male. Peter, dove vai? Peter! Peter! Si può fare, ma per produrre altre dosi serve tutto il campione. E quanto ci vorrà? Qualche ora, forse più. Se lo usiamo subito per qualcuno? Non potremo curare gli altri. Torno tra poco. Guarirà, signora. Ho qui l'antidoto. Togliti la maschera. Voglio guardare in faccia mio nipote. Sapevi? Sì, da molto tempo. Temevo ti preoccupassi. Infatti. Ma sono così fiera di te. Anche Ben lo sarebbe. Tutte le persone che hai salvato. Non so cosa fare. Sì, che lo sai.
Quindi? Ciao, Mary Jane Watson, nuova co-direttrice. Grande. Grazie. Ne ero sicuro. E tu? Trovato lavoro? No, ma... Arrivo subito, cara. Ok. Mm-hmm. In realtà pensavo di cambiare settore. Sì, potrei diventare uno chef. Scusami, è che... sei uno scienziato. E in gamba. Il mio ultimo progetto è stata una piovra robotica che ha quasi distrutto la città, quindi... Già. Certo, sul polo al carri non hai rivali. Vero. Migliorerò i fagottini. Campeggio? Oh, sai, casa nuova sarà pronta tra una settimana. Miles mi ospiterà per un paio di notti. Ah. Sai, puoi sempre venire a stare da me. Ma solo se vuoi. No, cioè, sì, insomma, non è che io non voglia, in realtà voglio, ma solamente se vuoi anche tu. Non ho mai smesso di volerlo. Anch'io. Non sono un esperto, ma forse dipende da come le parli. Sono troppo nervoso. Questa dove la mettiamo? Qui va bene. Ok. Senti, Pete. Sì? Ecco, vorrei parlarti di una cosa che non posso dire a mia madre. Dimmi. Beh, sai... mi succedono cose strane. Fisicamente. Oh. Oh. Certo, stai attraversando un'età in cui il corpo comincia a cambiare. E forse hai notato certe zone no, che... non quello. Senti, forse... forse è meglio che io... Ok, ti faccio vedere. Come? Va bene? No, no, non serve. Strano forte, eh? Neanche troppo. Non sono un esperto, ma forse dipende da come le parli. Sono troppo nervoso. Questa dove la mettiamo? Qui va bene. Ok. Senti, Pete. Sì? Ecco, vorrei parlarti di una cosa che non posso dire a mia madre. Dimmi. Beh, sai... mi succedono cose strane. Fisicamente. Oh. Oh. Certo, stai attraversando un'età in cui il corpo comincia a cambiare. E forse hai notato... certe zone no, che... non quello. Senti, forse... forse è meglio che io... Ok, ti faccio vedere. Come? Va bene? No, no, non serve. Strano forte, eh? Neanche troppo.
Eravamo a un passo. Ma non mi arrendo. Troverò una cura per te. Lo giuro. Figlio mio.